Ingannato, ma per favore, ingannato lo dicono a qualcun altro. Io ho ingannato la città, io la rappresento. È la prima volta che questa città viene rispettata fino in fondo. Reazione a catena per la sanità dopo la presenza di un presidente della Regione Marche in consiglio comunale a Fano, definita storica dal sindaco Seri, e le sue affermazioni in apertura di assise. Primo effetto, il sindaco di Pesero Ricci convoca una conferenza stampa nella giornata di ieri in cui spara la bordata principale, dopo mesi di silenzio, ed esordisce dicendo che da novembre a luglio si è parlato sempre di muraglia ospedale pubblico più eccellenza convenzionata al Santa Croce, stile Cotignola, oppure nosocomio a Fosso Seiore più eccellenza convenzionata a muraglia. Stop, fine dei giochi e di Chiaruccia neppure l'ombra facendo fare al sindaco Di Fano la figura del terzo incomodo negli incontri tra lui e il neoeletto Ceriscioli. Secondo effetto, contro conferenza stampa stamattina del Sindaco Di Fano che proprio non ci sta a fare il biscotto tirato dal suo collega Ricci, per il cui quale testuali parole nutre stima e rispetto. Ma è ora di fare chiarezza sui contenuti. Se così piace tanto a Pesaro che si tengano la struttura convenzionata, per esempio a Muraglia che ha una sua logica per quel tipo di iniziative, che è anche più vicino alla Romagna e quindi può diventare anche un riferimento di freno per la mobilità eh, passiva, facciamo la, la struttura pubblica. Pubblica, eh, nel sito di Chiaruccia, che ha una valenza provinciale, che oggettivamente sfido chiunque a dimostrare a confutare questi elementi oggettivi. Prima facciamo funzionare i due siti ospedalieri, il presidente ha preso degli impegni in consiglio comunale e io ho già detto li verificherò. Se questi non arriveranno non discuto di altro. Sono pronto a fare anche iniziative forti. Anche ad essere impallinato dall'opposizione, seri, proprio non ci sta e con toni inusitatamente accesi e accalorati respinge il preso in giro e umiliato dei 5 Stelle e promette di tutelare d'ora in poi la sua immagine e quella di primo cittadino anche con azioni forti. Sempre aggredisce sul piano personale, usando anche aggettivi che non fanno onore a chi li scrive, eh, perché qui complotti, inganni, qui non si inganna nessuno. Qui forse se ci sono reazioni di questo tipo perché c'è un sindaco che tiene la barra ferma e cerca di fare interesse a un territorio. In una partita difficile. E allora qui si vede la verità: chi sta insieme al sindaco a ragionare seriamente lo aiuta e chi cerca di affossarlo e non facendo, facendo un dispetto a se stesso, perché poi facciamo male alla nostra città. Fano, per la prima volta, forse, per davvero. Svolge un ruolo da protagonista. Ora il baricentro della discussione si è spostato sull'opzione Sanità convenzionata per recuperare risorse, visto quello che la regione spende in mobilità passiva verso la Romagna. Cotignola ormai è il quarto ospedale delle Marche per spesa. Ceriscial in campagna elettorale ha sempre ribadito il concetto che l'abbattimento delle liste d'attesa è un eh, primo segnale che il cittadino può eh, percepire di una macchina pubblica che funziona. Forse lui ha un progetto ben chiaro in testa riguardo di questo concetto? Beh ha ragione perché il problema delle vista d'attesa è il problema più sentito, queste vanno combattute con delle risposte, queste vanno combattute rafforzando i servizi nel proprio territorio perché se qualcuno si rivolge fuori regione vuol dire che non trova la risposta. Uno è quello di aumentare la funzionalità dei servizi, significa investire su personale e su macchinari, ma soprattutto sul personale perché un macchinario può lavorare 10 ore e ne può lavorare 20, ma ci devono essere le persone che le fanno funzionare, dall'altra come ho detto anche in Consiglio Comunale, ci sono dei reparti che vanno rafforzati. Alcuni reparti purtroppo non hanno primario, sono stati in qualche modo depotenziati e anche sviliti. E dopo inevitabilmente i medici fuggono e i pazienti non, non ci vanno. Allora la mobilità si rafforza anche, anche con questo.